Spero di ripagare la fiducia della società e dei tifosi. Sono contento di essere qui. Dit is Lorenzo Luca, 21 jaar en ruim 2 meter lang. Een echte centrumspits, op huurbasis overgenomen van Pisa uit de Serie B in Italië. È un momento speciale per me perché comunque, come hai detto tu, sono il primo italiano qua ad Amsterdam a vestire la maglia dell'Ajax. Sono contentissimo e sono felice. Spero di portare a livello fisico e a livello di prestazioni e di gol e assist, aiutare a contribuire la squadra per la vittoria e per vincere tanti trofei. Una maglia molto pesante, ci ha vestito tanti campioni, questa maglia l'hanno vestita tanti campioni, quindi tanti anche i miei idoli, quindi diciamo che è un'emozione unica. Ibrahimovic, goed ingehouden. En nu dan een keer schiet ook. Oh! Maradona. Zidane, zij kunnen het. En Ibrahimovic ook. Il mio idolo, vabbè, come primo idolo c'è Zlatan Ibrahimovic. Ho guardato sempre tante videocassette da bambino. Sono contento e sono orgoglioso di vestire la stessa maglia che ha vestito lui. Non siamo simili, magari siamo simili di statura, ma come livello di gioco Zlatan è stato un giocatore, forse uno degli attaccanti più forti d'Europa. Io devo lavorare ancora molto su tanti aspetti e sono qui per lavorare giorno dopo giorno. Sapevo che c'erano qualche squadra estera che voleva prendermi, però non pensavo che l'Ajax potesse venire in Italia, soprattutto perché vengo da una categoria più bassa, tipo la Serie B. Non pensavo che mi potesse venire a prendere. Li guardavo in televisione fino a poco tempo fa, li guardavo Tadic, Anthony, Stekelenburg che ha giocato alla Roma, Blind, Manchester United. Mi fa piacere condividere lo spogliatoio con loro e dare il mio contributo per portare a casa degli obiettivi importanti. Dat Luca dit seizoen het shirt zal dragen van Ajax lag een paar jaar geleden niet per se in de lijn der verwachting. De Italiaan werd in de jeugd te licht bevonden en speelde in 2017 nog voor een amateurploeg. È nato tutto da un mio vecchio mister, un vecchio amico di mio padre, che comunque mi ha sempre tenuto testa e mi ha sempre convinto che io potevo farcela a giocare a calcio comunque. Non ho mai mollato, ho sempre inseguito i miei sogni e obiettivi. Mi sono posto sempre gli obiettivi a inizio stagione e fino adesso diciamo che li ho sempre raggiunti. Giusto dove li fanno. Grazie.